Insomma, ritrovati negli studi di Telepace per iniziare insieme questa settimana, la settimana santa. Avremo modo poi anche di annunciare i vari appuntamenti che la nostra emittente seguirà in diretta nelle celebrazioni che caratterizzano questa settimana. Noi iniziamo questo lunedì parlando anche di Pasqua, perché a ridosso della Pasqua, ma soprattutto nel cuore della primavera, torna a Santa Margherita Ligure una manifestazione che ormai è entrata nella tradizione, nella cultura: l'erba persa. Ne parliamo insieme ad Alessandra Pellegrini, che fa parte della società Progetto buongiorno, Santa Margherita. Benvenuto. Buongiorno, grazie. Buongiorno. Dicevamo, una manifestazione che ormai è entrata nella tradizione. Quanti anni sono? Sì, è arrivata la 15ª edizione e ogni anno diciamo che si rinnova e si sviluppa, come quest'anno sicuramente avremo modo di vedere. L'erba persa, ecco, come nasce questo progetto? Ricordiamo. Nasce 15 anni fa proprio per, diciamo, dare risalto alle erbe aromatiche, quindi le erbe che si trovano anche nel nostro monte di Portofino. Quindi adesso appunto si svolgerà il 15, 16, 17 di aprile. Abbiamo dato una maggiore importanza a questa manifestazione, soprattutto alla parte laboratoriale che si svolgerà appunto nei 3 giorni, quindi laboratori per i bambini, sono proprio laboratori didattici improntati proprio su un aspetto sensoriale ai mestieri d'arte, quindi dove il bambino guarda, apprende e diciamo opera attivamente anche attraverso il gioco, soprattutto attraverso il gioco. Un altro aspetto che abbiamo dato appunto molta rilevanza è soprattutto le conferenze sempre dedicate alle erbe aromatiche e soprattutto dei divertentissimi, spettacolari show cooking, spero che piacciono alla gente, al pubblico appunto che verrà, in cui sempre le erbe aromatiche verranno messe in evidenza, ma erbe aromatiche liguri con erbe spontanee montane, quindi addirittura del Trentino Alto Adige, un mix, quindi ci aspettiamo veramente una cosa molto spettacolare. Tra l'altro persa richiama proprio un'erba tipica della cucina ligure, che è la maggiorana, esatto, noi in Liguria la chiamiamo proprio erba persa, la maggiorana, quindi è molto, diciamo, molto conosciuta. E ovviamente diciamo all'interno della manifestazione ci sono tutti i tipi di piante, si possono trovare bonsai, rose moderne, rose antiche, rose da sciroppo, avremo anche lo sciroppo di rose per coloro che diciamo sono appassionati, e tutte queste piante con altri settori, quindi il settore dell'artigianato floreale, la cosmesi, l'erboristeria, l'arte e ovviamente anche il settore del gusto, perché no, il dolce alla cannella, il dolce alle erbe aromatiche e poi anche i taralli, quindi andiamo anche sul salato. C'è un po' di tutto. Ampliato, diciamo, anche negli anni, abbiamo ampliato, le essenze, sì, in esposizione. Sì, assolutamente sì. Sono circa un centinaio di espositori che provengono non solo dalle varie parti liguri, ma dall'estero, addirittura abbiamo la lavanda francese che è molto molto famosa, ma abbiamo anche la lavanda di Arnico di Borzonasca, quindi abbiamo, diciamo, sempre lo stesso settore ma di due provenienze diverse. E poi tante altre cose, tanti altri generi, per esempio gli orologi solari da giardino, cioè tutto ciò che riguarda il giardino, l'orto anche in questo caso, e comunque il vivere all'aria aperta, lo troviamo all'erba persa durante questi 3 giorni. L'ambiente esterno, diciamo. L'ambiente esterno. In un ambiente, come abbiamo anticipato in qualche immagine di repertorio, sicuramente sì, molto suggestivo da Esattamente, visitare. Esattamente, sì. Io mi auguro che gli spettatori siano contenti di passare questi 3 giorni lungo il suggestivo parco di Villa Durazzo e che si possano allo stesso tempo godere i 3 giorni, godere l'esposizione, le esposizioni che ci saranno e soprattutto che si divertano. Ecco.
Ecco, questo sì, ecco quello che ci auguriamo. Ecco, il fatto della coincidenza con la Pasqua sicuramente richiamerà anche molti visitatori. Assolutamente sì, ricordiamoci che Santa Margherita Ligure è una cittadina anche di seconde case, quindi molti ritornano, diciamo, nelle loro seconde case, le seconde case vengono riaperte, ma soprattutto anche turisti comunque di passaggio. E molte telefonate in questi giorni hanno riempito i nostri telefoni proprio per chiedere se noi rifaremo l'erba persa. Ripeto, 15 anni che noi la organizziamo e una cosa importante da dire è che l'erba persa è una manifestazione voluta e patrocinata dal Comune di Santa Margherita Ligure, patrocinata anche dalla Camera di Commercio di Genova e organizzata dalla Progetto Santa Margherita, che è una società in house del Comune di Santa Margherita Ligure. Quindi all'interno dello stesso comune. Questa partecipata del Comune gestisce, oltre al complesso di Villa Durazzo, anche gli ormeggi e i parcheggi comunali. Quanti siete materialmente ad organizzare e gestire questa manifestazione? Siamo una squadra? Sì, una squadra vera e propria, assolutamente sì, anche perché il parco è un parco ligure, quindi non è una zona completamente pianeggiante e quindi la difficoltà è maggiore per poter diciamo posizionare questi espositori, ecco, però ce l'abbiamo sempre fatta, ci riusciremo anche quest'anno. Quando inizierete l'allestimento più o meno? Allora, l'allestimento lo inizieremo venerdì dalle 8 alle 18 orario continuato e sabato mattina dalle 6 alle 10, poi alle 11 si aprirà la manifestazione che durerà fino alle 19, mentre invece sabato dalle 10 alle 19 e domenica dalle 10 alle 18. L'ingresso al pubblico è gratuito e anche i laboratori e le conferenze sono gratuiti. Quindi è proprio un'occasione per visitare il parco e prendere coscienza, trascorrere anche un pomeriggio. Dove una famiglia può trascorrere tutta la giornata, dove può anche degustare aperitivi, pranzo e anche il pranzo, perché no, di Pasqua, perché abbiamo anche all'interno una coffee house all'interno proprio del nostro parco, dove ci si può fermare, insomma. L'esperienza degli scorsi anni com'è stata? È stata un'esperienza molto positiva, direi, perché comunque il fatto di essere in un ambiente così un po' suggestivo, in un polmone verde, se vogliamo, di Santa Margherita Ligure, con comunque a contatto con la storia, con la cultura, con il mare e la natura, devo dire che è stato veramente è molto piacevole, piace molto ai nostri visitatori. Che cosa in genere che attrae di più in questa esposizione? In questa esposizione attrae moltissimo, allora intanto non dimentichiamo che abbiamo un pubblico di settore, quindi che hanno ville, case, magari con un bellissimo giardino anche a Santa Margherita Ligure o comunque anche nelle zone limitrofe e quindi comprano i vasi, comprano appunto le piante, comprano tutto ciò che concerne diciamo la parte esterna, quindi il giardino. E attira molto il fatto di avere tanti espositori e soprattutto di ogni genere. Di avere anche tanti generi, ecco, anche un piccolo regalo natalizio, ecco, a pochi soldi, certo. Diciamo può attirare molto, ecco, proprio abbiamo un pubblico vastissimo, quindi di qualsiasi età, direi, assolutamente, sì. Lei parlava di espositori che arrivano anche dall'estero, dalla Francia, da altre regioni d'Italia, però insomma questo settore da noi è ancora un settore importante, quello di tutto il florovivaismo, così comunque. Direi di sì, è un settore che attira moltissimo, poi ovviamente bisogna sempre abbinare il settore a una parte un po' enogastronomica, che diciamo il settore che va per la maggiore e che devo dire che trova un buon risultato, ecco, sicuramente, sì. Di quest'anno qual è, insomma, un po' il fiore all'occhiello? Beh, mi sembra di aver capito che questi laboratori... Sì, per i bambini, coinvolgere i bambini sicuramente è un modo anche didattico, se vogliamo.
assolutamente avremo per esempio, non so, il lavoro molto difficile dell'intreccio, come intrecciare i vari cesti, ci sarà un vecchio cestaio non ligure che verrà a fare una dimostrazione di come si intrecciano i cesti, grandi, piccoli, diciamo, insomma una sorta di oggettistica, diciamo. E non solo, ci saranno anche dei fiori intarsiati proprio sull'ardesia, che è la nostra pietra locale e poi non so come utilizzare per esempio le erbe aromatiche nella pasticceria, quindi nei piccoli, non so, nelle torte, insomma abbiamo tante tante cose. E poi una cosa molto importante, un mestiere molto importante che fortunatamente ancora pochi lo fanno, è per esempio come mostrare ai bambini come fare un piccolo risseau. È tipico, diciamo, in Liguria, dei nostri piazzali, dei nostri sagrati, delle nostre, diciamo, piazze di fronte alle chiese, certo, di fronte ai palazzi, come per esempio quella di Villa Durazzo. Quindi questi sassolini bianchi e neri di fiume che vengono messi insieme creando una sorta, diciamo, di fiore, una, certo, sorta di decorazione. E questo verrà mostrato ai bambini come fare, ovviamente sotto forma di gioco. Abbiamo anche dei nomi che possiamo fare circa il show cooking? Sì, il show cooking sarà, credo, molto bello e molto spettacolare, uno show cooking presentato da Guido Porrati della bottega Parla Come Mangi, che si trova a Rapallo, dove presenterà Noris Cunaccia, che è veramente la strega delle erbe, perché lei viene dalla Varrendena, quindi una valle del Trentino Alto Adige, e dove ci sarà questo connubio tra erbe spontanee che lei raccoglie proprio nella sua valle. Lei da marzo a novembre non fa altro che raccogliere queste erbe spontanee, questi germogli, li lava e li mette nei vasetti, e quindi vengono utilizzate queste erbe particolari proprio dagli chef più importanti d'Italia. E quindi ci sarà questo connubio tra le erbe aromatiche liguri, con questa cuciniera, la signora Gabriella Garibaldi, e le erbe spontanee, e quindi chissà che cosa verrà fuori. Questo è nella giornata di Pasquetta, sì, quindi quella, sì, sì, in cui tradizionalmente è dedicata alle gite fuori porta. In questo caso, pur rimanendo in città, si rimane però assolutamente in un prato. In caso di bel tempo, infatti, vorremmo che appunto lo show cooking si organizzasse, venisse organizzato all'esterno, quindi è proprio il luogo ideale. In ogni caso, al primo piano di Villa Durazzo, ecco, in caso di brutto tempo. Ecco, tra i tanti utilizzi delle erbe, anche quello per scopo farmaceutico, non avete tralasciato nemmeno questo aspetto? Non abbiamo tralasciato, avremo un altro appuntamento, esatto, con il dottor Luciano Andreoli, che è un naturopata e che appunto parlerà delle nostre erbe in campo farmaceutico, quindi l'importanza delle nostre erbe per la nostra salute, per il nostro benessere. E anche l'importanza di salvaguardare tutto quello che è anche un po' il nostro patrimonio boschivo, gli alberi, le piante. Assolutamente, no? Sì. Quindi ci sarà un esperto che darà consigli alle persone interessate per come curare gli alberi e soprattutto per come curare determinati tipi di piante, e ci saranno delle dimostrazioni vere e proprie di tree climbing, quindi questa bicicletta che sale su queste palme per poterle potare, ed è una tecnica molto molto difficile che pochi lo sanno fare. Anche ecco, molto importante però, molto importante, per piante ad alto fusto. Assolutamente, recentemente sì, anche sì, il taglio delle palme, insomma ci sono diverse situazioni nelle quali infatti può essere, sì, utile. Esatto, infatti abbiamo avuto anche il problema del punteruolo rosso, che è conosciutissimo, certo, visto praticamente in tutta la riviera, l'abbiamo avuto anche noi, ahimè, a Villa Durazzo. Però insomma è sempre un piacere appunto
appunto accogliere le persone, il pubblico che verrà a trovarci, ecco, sì. Tra l'altro voi favorite anche, diciamo così, le presenze in città, perché comunque questi 100 espositori verosimilmente soggiorneranno in questi giorni a Santa Margherita Ligure. Soggiornano ovviamente negli alberghi di Santa Margherita Ligure, poi ovviamente venendo magari alcuni dalla montagna chiedono come, dove poter mangiare il pesce, e da noi si può mangiare ovunque, quindi non ci sono problemi, quindi diciamo che riempiono Santa Margherita Ligure insieme a tutti gli altri turisti. Ecco. Peraltro si è immersi nel verde, ma si vede il mare. Si vede proprio, il mare, proprio... infatti c'è da tutto. Una parte la collina di San Lorenzo, dall'altra parte proprio il mare, quindi Villa Durazzo domina la cittadina di Santa Margherita Ligure, e quindi ripeto, per molti è veramente un polmone verde nella cittadina di Santa Margherita Ligure. Bene, allora invitiamo tutti a venire a visitare, anche sì? Non solo gli ospiti, i turisti, sì, ma anche le persone, sì, sì, che sì, vivono abitualmente a Santa Margherita Ligure e nelle zone limitrofe. Certo. L'inaugurazione è... L'inaugurazione si svolgerà sabato 15 aprile alle ore 10:30 nel Salone degli Stucchi di Villa Durazzo. E poi dalle 14:30 in poi, esatto, cominciamo subito con i bambini, laboratori, conferenze e anche delle sorprese, perché no? Bene, ringraziamo. Bene. Allora, grazie. Alessandra Pellegrini, buon lavoro, grazie, perché mi grazie. Sembra che comunque, buon insomma, gli ultimi giorni sono sempre quelli un po', sì, più frenetici. Sì, assolutamente sì, grazie, buona Pasqua a tutti. Grazie, buona Pasqua. E noi adesso andiamo a vedere invece un servizio che fa riferimento all'incontro che c'è stato, alla veglia che c'è stata sabato con Papa Francesco e i giovani che si preparano alla giornata mondiale della gioventù che si celebrerà a Panama e che hanno celebrato la loro giornata diocesana della gioventù proprio insieme al Papa. Vediamo il servizio. In cammino verso il Sinodo e verso Panama. Sono i giovani che Papa Francesco ha incontrato nella veglia di preghiera nella Basilica Romana di Santa Maria Maggiore per la 32esima GMG diocesana. In un discorso a braccio, frutto dell'ascolto delle testimonianze di alcuni ragazzi come Suor Maria Lisa e Pompeo, Francesco ha parlato del prossimo Sinodo dei Giovani, in calendario nell'ottobre 2018. Il Sinodo è il Sinodo per e di tutti i giovani. I giovani sono i protagonisti, ma anche i giovani che si sentono agnostici, sì, anche i giovani che hanno la fede tiepida, sì, anche i giovani allontanati dalla Chiesa, sì, anche i giovani che, non so se qualcuno, ma magari ci sia qualcuno, i giovani che si sentono atei? Sì, questo è il Sinodo dei Giovani e noi tutti vogliamo ascoltarci. Giovani, ha ricordato il Papa, non in pensione né da divano, ma capaci di ideali da seguire anche se sono scartati, senza lavoro, senza integrazione. Situazioni che non possono essere tollerate, ma giovani che devono soprattutto rischiare per il futuro, per qualcuno, osando con la mente, il cuore e le mani, con concretezza. È stata una la richiesta del Papa, dialogare con i nonni perché i loro sogni siano portati avanti, perché diventino profezia. È questa la missione che, affermato, vi chiede oggi la Chiesa ed è questo che il Papa, non so se sarò io, ha detto, vi chiederà a Panama. Bene, rientriamo in studio e diamo il benvenuto alle nostre ospiti che ci hanno raggiunto nel frattempo, che sono Simona Rizzi, presidente del Consorzio Tassano Servizi Territoriali, benvenuta. Grazie. E Laura Merione, che è referente di un progetto che vi andiamo ad illustrare in questa parte del programma, il progetto Spreco Zero Vivo Meglio, di cui, diciamo così, il Consorzio Tassano è il promotore. Sì, il Consorzio Tassano ha risposto a un bando della Compagnia di San Paolo, che quindi è diventata la principale finanziatrice dell'esperienza, perché basandosi sull'osservazione di quanto accade sul nostro territorio ha rivelato un bisogno, che è un bisogno legato al tema della povertà e dell'emergenza alimentare, ossia al fatto che anche sul nostro territorio ci sono tante persone e tante famiglie che non hanno di che soddisfare i propri bisogni primari.
Quindi voi puntate ad eliminare quello spreco che in realtà può essere una risorsa per chi è bisognoso, per chi non fa. Certo, lo spreco di alimenti è per noi assolutamente un disvalore. Tante persone, tante associazioni lavorano da tempo su questo tema, con grande attenzione appunto al bisogno rivolto alle famiglie e alle persone indigenti. Quindi da un lato la risposta al bisogno, che è una cosa molto concreta e che è sotto gli occhi di tutti, dall'altro la disponibilità di alimenti che possono essere messi a disposizione. Nel mezzo gli enti, le associazioni, le organizzazioni che con la propria sensibilità, la propria attenzione al territorio si sono date tanto da fare in questi anni e quindi il Consorzio Tassano con questo progetto ha inteso proprio mettersi a disposizione, dialogare con queste associazioni per collaborare al meglio, per unire le forze, per rispondere meglio a un bisogno del nostro territorio. Materialmente, Laura, come si concretizza questo progetto? Il progetto è molto vario, composito e opera su più livelli. Per quello che riguarda primariamente, in prima istanza, proprio il lavoro di implementazione, cioè di aumento della quantità di cibo raccolta e da mettere poi a disposizione delle associazioni, lavoriamo su due fronti. Il primo è quello rivolto ai negozianti, quindi andiamo a chiedere agli esercenti di donare al progetto quei prodotti che per una serie di motivi non possono essere più vendibili perché o hanno confezioni, imballaggi danneggiati o prossimi alla scadenza o immediatamente passata, diciamo, quella data indicata come preferibile, no, per la consumazione, ma che sono assolutamente commestibili e buoni, donarli al progetto affinché noi li possiamo mettere a disposizione di chi ha bisogno. L'altro aspetto invece è che partirà a breve, dopo Pasqua, direi la prima settimana di maggio, è rivolta invece ai cittadini, cioè a tutti noi, nel senso che stiamo raccogliendo le adesioni degli esercenti anche a dare la disponibilità come punti di raccolta di colletta alimentare, ossia io che vado a comprare in un negozio posso comprare oltre a quello che serve a me anche qualcosa che posso lasciare a disposizione. Questo al di là diciamo delle date standard. Della colletta alimentare tutti i giorni. Esatto, sono un po' due fronti, nel senso che già il Banco di Solidarietà Odeon, che è uno dei partner, già lavora in questo modo, quindi periodicamente fa delle collette. Noi con questo progetto cerchiamo di andarli a sostenere e aumentare questo loro impegno, quindi aumentando, anche rendendo un po' più capillare la possibilità per i cittadini di aderire in questa modalità. Quindi sul nostro sito poi verranno aggiornati tutti i negozi che aderiscono a questa, daranno questa possibilità di raccogliere quanto i clienti, certo, vorranno lasciare a disposizione. La terza ed ultima è anche la possibilità che si trova dettagliata proprio nel come fare, nei dati, di fare una donazione appunto ai partner che possano quindi andare anche con dei contributi, certo, economici a integrare diciamo l'approvvigionamento, no, dei beni che sono necessari. Ecco, tutto questo ci fa anche in qualche modo riflettere e fare un approfondimento sulla situazione, perché in effetti i bisogni in questi anni si sono incrementati decisamente. Pensiamo che alcuni anni fa con una colletta alimentare una volta all'anno si riusciva a sopperire le esigenze di tutto l'anno, effettivamente anche nel nostro territorio sono cresciute le necessità. Sì, spesso le famiglie si trovano ad affrontare diverse complessità che riguardano il problema ovviamente del lavoro, del fatto di non avere un lavoro o di non avere magari all'interno del nucleo familiare il raggiungimento pieno di un reddito che possa garantire il benessere della famiglia. Pensiamo poi quando nella famiglia ci sono dei figli, il problema della casa, il problema abitativo. Quindi devo dire che dal nostro punto di osservazione la complessità è aumentata.
Certo, il cibo e l'alimentazione è davvero un bisogno primario, alla base, e quindi ci sembrava che promuovere sul nostro territorio un progetto di questo tipo potesse davvero dare anche un segno concreto alle persone che esprimono a volte in maniera anche non sempre evidente il bisogno. Il coinvolgimento delle associazioni, quindi creare una rete ampia che possa fungere da abbraccio verso le persone e come anche luogo di accoglienza distribuito sul territorio, risulta anche poi più agevole incontrare le persone e dare una risposta alle persone che si sentono appunto forse anche un po' meno in difficoltà a chiedere aiuto. Certo, chi sono i vostri partner in questo progetto? Ma l'ente pubblico nell'ente comune di Chiavari come comune capofila del distretto sociosanitario, delle tante associazioni che abbiamo contattato in fase progettuale, abbiamo lavorato e quindi poi si sono manifestati come veri partner del progetto, l'Istituto Studio e Lavoro, l'Istituto per il Baliatico e il Centro di Solidarietà Odeon di cui parlava prima Laura. Noi auspichiamo l'allargamento di questa rete perché siamo consapevoli e conosciamo molte altre realtà associative di volontariato che si occupano di questo problema. Lo spirito, ripeto, è proprio quello di migliorare l'organizzazione, lavorare insieme proprio per dare una risposta più efficace. Ecco, è il villaggio del ragazzo che comunque niente certo, sul territorio. Il villaggio del ragazzo già da tempo si occupa. Certo. Tra l'altro proprio tra qualche giorno, direi meno di una settimana, ci sarà l'inaugurazione anche del dormitorio, che è di nuovo un'altra struttura che va proprio nella direzione dell'accoglienza delle persone in difficoltà. Abbiamo citato anche enti che danno degli aiuti, non so, l'Istituto per il Baliatico dà ad esempio anche un aiuto proprio economico alle famiglie che sostiene. Certo, queste varie enti, associazioni che si occupano di sostenere persone in difficoltà sono in collaborazione ma indipendenti. Il Baliatico, che si occupa, lo ricordo, del sostegno a famiglie con bambini in fascia 0-3 anni, offre la possibilità alle persone che vengono prese in carico di usufruire sia di una donazione di alimenti, di cibo e di prodotti di prima necessità per il bambino, quindi per l'igiene personale, anche giocattoli, eccetera, vestiario, ma anche di un buono che le persone poi possono spendere o in un supermercato o in un negozio appunto proprio di prodotti per i bambini. Ecco, forse meno conosciuto l'Istituto Studio Lavoro, che è comunque un istituto che è presente sul nostro territorio già anche da diversi anni e che anche questo contribuisce appunto a questa catena di solidarietà. Sì, l'Istituto Studio Lavoro accoglie soprattutto ragazzi, soprattutto minori, e la loro collaborazione è nata anche proprio per il coinvolgimento, magari vediamo le modalità, il progetto è appena partito, quindi questa fase nella parte operativa non è ancora attiva, però sicuramente ci sono persone ospitate, ragazze ospitate da questa struttura, e l'auspicio è che possano essere coinvolti in una parte delle attività che il progetto prevede. Un altro aspetto in effetti del progetto è che chiaramente ha tante parti operative, quindi c'è bisogno di braccia poi, no? Per andare a raccogliere i prodotti, distribuirli, eccetera. L'intento è di coinvolgere in questa attività anche appunto persone che possono avere necessità di un'attività, che sono privi di lavoro o che abbiano bisogno di incominciare a fare qualche attività per apprendere o per reinserirsi in un circuito di lavorativo. È bello questo, no? Sì. Perché in qualche modo è anche un modo per sentirsi utili ad altre persone che vivono situazioni analoghe. Certo, e in effetti anche un progetto come questo a tema molto specifico consente a soggetti appunto come il nostro consorzio con le nostre cooperative sociali, l'ente pubblico e un soggetto appunto partner come il villaggio del ragazzo, soggetti impegnati da tempo nel promuovere l'inclusione socio-lavorativa delle persone più fragili e
famiglie più svantaggiate, quindi unire le competenze di ciascuno su un tema specifico come questo, ma che possa poi a cascata dare delle ricadute nei confronti di più persone portatrici, come dicevo prima, di diversi bisogni. E poi non ultimo questo tema appunto dello spreco come disvalore, perché il progetto ha proprio anche questo obiettivo di far parlare di questo argomento e di promuovere una cultura del non spreco. Certo, questo da un punto di vista culturale anche è sicuramente importantissimo. Su questo fronte un'altra azione che non è ancora attiva ma partirà a brevissimo, direi immediatamente dopo Pasqua, è la fornitura di ad alcuni ristoranti che saranno, diciamo, desiderosi, ecco, di usufruire di questa possibilità, di un kit per doggy bag, cioè di confezioni per poter dare ai clienti e portare a casa quanto non consumato interamente nel locale. Ci sono sicuramente già ristoranti ci che sono già esperienze in atto, no? Sì, sì. A Chiavari sicuramente diverse. È un'occasione anche per valorizzare chi è già attivo su questo fronte, e anche questo è un segnale un po' di attenzione e di riduzione di quei rifiuti, che proprio nel caso del cibo, oltre alla riduzione della quantità di rifiuto, è anche veramente un grosso peccato. È un grosso peccato, sì, buttare via il cibo, soprattutto anche quando si hanno questi negozi, queste catene, queste che devono necessariamente avere un prodotto fresco, cioè, ma non possono conservarlo oltre. Ecco, il progetto in che fase è adesso nella sua evoluzione? Ma come dicevo, siamo già partiti con la prima, quella del contattare gli esercenti. In collaborazione col comune è stata distribuita a tutti gli esercenti del comune un'informativa sul progetto. Ne abbiamo contattati personalmente una sessantina, quindi siamo andati con il collega di persona a spiegare il funzionamento del progetto, come poter aderire, cosa significa aderire. E già diversi hanno iniziato a donare dei prodotti. Per quello che riguarda la colletta, cioè quindi aumentare i punti di raccolta di cibo, come dicevo poc'anzi, inizieremo con il mese di maggio, quindi in concomitanza del giorno in cui il Banco di Solidarietà Odeon effettua il giorno di colletta presso un supermercato, ci saranno altri punti in negozi più piccoli in cui appunto i clienti potranno partecipare se lo desiderano. Anche questo verrà segnalato sia sul nostro sito che sulla pagina Facebook del progetto. Allora, ricordiamo, il sito è www.sprecozerovivomeno.meglio, meglio, sì. Spreco zero vivo meglio, tutto attaccato e senza, ecco, lo stiamo vedendo in sovraimpressione.it. C'è anche un numero di telefono a cui può fare riferimento chi? Tutti coloro che vogliono partecipare, sia come negozianti sia come cittadini che vogliono avere informazioni in più. Un'altra cosa importante che segnalo, che come dire, potrebbe essere ovvia ma non lo è, e mi fa piacere cogliere l'occasione per palesarla, e che questi enti, queste organizzazioni che si prodigano per raccogliere, per redistribuire prodotti a chi ha bisogno, si basano tanto sul volontariato. Quindi anche se ci fossero persone che vogliono sostenere con una propria partecipazione, e ricordo che questo può significare anche un impegno veramente piccolo di un pomeriggio, una mezza giornata al mese, che però è importante poi, no, unita a quella di tutti gli altri. Quindi chiunque voglia avere informazioni ulteriori può chiamarci, il numero è attivo tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 12.30. Bene, grazie ad entrambe. Ecco, tra l'altro il gruppo Tassano comunque da sempre sensibile a questi temi, quindi penso che non sarà stato nemmeno difficile pensare l'idea. Poi la realizzazione della stessa ha sempre dei passaggi. Certo, è sempre molto impegnativo, però quando si hanno le idee, gli obiettivi chiari, e soprattutto quando sono condivisi sul territorio,
e insomma si va avanti. E certo, l'esperienza del gruppo Tassano, così come di altre realtà del volontariato, del nostro territorio, citammo il villaggio del ragazzo, certo, così, il Baliatico, eccetera, poi con un po' di buona volontà poi si trova il tempo per fare tutto. Grazie. Grazie a voi. Simone Arizzi e a Laura Merione. Noi adesso andiamo a vedere invece un servizio che fa riferimento al primo convegno organizzato dal nuovo Dicastero Vaticano sui 50 anni della Popolorum Progressio, al quale ha partecipato il Papa. La risposta alla povertà, rimaniamo in qualche modo anche in tema, è integrare, non massificare, come fanno invece i poteri economici. Queste sono state le provocazioni, le parole forti di Papa Francesco, ma vediamo il servizio curato dal Centro Televisivo Vaticano. Sradicare un concetto di sviluppo inteso come mero progresso tecnologico e crescita economica, favorendo piuttosto la coscienza di una sfida che riguarda l'uomo e la sua dignità. A 50 anni dall'enciclica del Beato Paolo VI, Populorum Progressio, la Chiesa e la società si ritrovano insieme in un convegno dal respiro internazionale a discutere su come sradicare le piaghe di povertà, sfruttamento e discriminazione. La risposta più efficace che il cristiano è chiamato a dare, afferma Papa Francesco, intervenuto ai lavori, sta nel verbo integrare i diversi popoli della terra, perché non vi sia più quella drammatica frattura tra chi ha troppo e chi non ha niente, integrare i sistemi della finanza, della cultura, della famiglia, della religione, perché insieme realizzino uno sviluppo umano senza ingiustizie e via concreta di salvezza, integrare infine con modelli praticabili ispirati al bene la dimensione individuale e quella comunitaria come antidoto a visioni ideologiche che schiacciano la persona umana fino a massificarla. A tale massificazione sono interessati anche poteri economici che vogliono sfruttare la globalizzazione invece che favorire una maggiore condivisione tra gli uomini, semplicemente per imporre un mercato globale di cui sono essi stessi a dettare le regole e a trarre i profitti. L'io e la comunità non sono concorrenti tra loro, ma l'io può maturare solo in presenza di rapporti interpersonali autentici e la comunità è generatrice quando lo sono tutti e singolarmente i suoi componenti. Una ricorrenza solenne, quella dei 50 anni della Populorum Progressio, che dà il via ufficiale anche all'attività del nuovo Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, promotore del convegno. Per il cardinale Peter Turkson, presidente dell'organismo, compito prioritario della Chiesa non è solo quello di diffondere la cultura della solidarietà e della convivenza pacifica, ma anche dare corpo al concetto di famiglia umana. Innanzitutto fraternità, concetto anche sviluppato nel libro di Genesi di fraternità, che noi presentiamo come, diciamo, un modello di coesistenza. Questa deve essere la cosa da promuovere. La Chiesa ha un contributo da fare, contributo che è parte della nostra fede in Dio, che ci ha già fatto sperimentare il suo amore, che noi siamo anche invitati a fare questo come missione. Una famiglia deve poter vivere con giustizia ed equità all'interno della stessa casa, che però va difesa dai predatori moderni. Responsabilità questa dalla quale nessuno può sottrarsi e che non vuol dire soltanto preoccuparsi di piante e animali, come afferma il professor Rodrigo Guerra Lopez, ma dell'uomo e dei suoi diritti, del povero a cui è precluso persino l'accesso alle risorse naturali. Essere persone realizzate e responsabili della società del nostro tempo presuppone un nuovo concetto di cittadinanza, ovvero la cittadinanza ecologica, che a sua volta implica un percorso educativo che dobbiamo tutti abbracciare per poter giungere ad una maggiore sensibilizzazione riguardo alle nostre responsabilità etiche, al rispetto della persona e dell'ambiente. Obiettivi possibili ma per lo più lontani se si pensa al fenomeno migratorio che vede oggi 250 milioni di migranti nel mondo, oltre 65 milioni di rifugiati provenienti da contesti di guerra e di povertà. Promuovere la multiculturalità e l'integrazione come motore dello sviluppo umano è la sfida della Caritas, che però al tempo stesso invoca condivisione e progettualità. Il vice direttore Paolo Beccegato. L'esperienza insegna che i migranti generalmente sono un'opportunità di sviluppo e di ricchezza per tutte le componenti sociali. Questo ha insegnato la storia e questo anche insegna la nostra esperienza quotidiana.
Bene, rientriamo in studio in questa ultima parte della trasmissione. Parliamo di un'esperienza che si rinnova ormai da tantissimi anni nel nostro territorio, ovvero quella dell'accoglienza di un gruppo di bambini ucraini che stanno ospiti nel mese estivo di famiglie del nostro territorio. Abbiamo qua con noi il presidente dell'associazione che si occupa di questo soggiorno, che è l'associazione Le Baie delle Favole Onlus di Sestri, con Bruno Canepa. E la signora invece Lara Castelletti, che è un medico, ma in questa veste è una mamma, diciamo così, che ha fatto questa esperienza di accoglienza. Ecco, Bruno, la sua esperienza è passata anche attraverso un'accoglienza diretta, l'abbiamo già raccontato. È continua. Nonostante la figlia, mi sembra. No, continua con mia moglie. Si è cresciuta la sua figlia, diciamo, naturale, si è ormai diventata grande. Ormai sarà... Sì, però diciamo l'accoglienza la facciamo noi, il papà e la mamma, mia moglie e io. Sì. Quindi abbiamo fatto questa esperienza tantissimi anni fa, forse una quindicina d'anni, e da 15 anni o forse più la ripetiamo tutti gli anni. È una esperienza che mantiene giovani in qualche modo, no? Perché si deve avere sempre a che fare con dei bambini, poi comunque bisogna coinvolgerli nelle attività, bisogna... Uno degli aspetti, sicuramente. Per lei com'era scaturito questo desiderio di accoglienza? In che anno? Devo dire che è stata mia moglie che ha proposto questa accoglienza, perché lei ha letto su un quotidiano locale un appello che poi abbiamo continuato noi come associazione. Ne abbiamo parlato in casa e siccome le nostre figlie erano già tutte e due fuori di casa, abbiamo cominciato questa esperienza, siamo felici di continuarla. E allora sentiamo anche l'esperienza di Lara invece, come è nata? Ah, la mia è un'esperienza social, visto che sono di una generazione più social, nel senso che ho trovato una condivisione di una chiamata a una delle prime riunioni su Facebook. E così abbiamo pensato io e mio marito di andare a sentire. E siamo rimasti così affascinati che non avevamo neppure sceso la scala dove c'è la sede, da noi a Sestri Levante, e mio marito si gira verso me e dice: però una bimba, una femmina, visto che si può scegliere il sesso, cioè si dà una preferenza, se si preferisce anche in base alle proprie esperienze, insomma così. Quindi una bimba piccolina, era la più piccolina del gruppo, la prima estate, Irina, doveva fare 7 anni e mezzo, la prima estate è stata da noi, ovviamente dopo qualche sera arriva con tutte le bolle, insomma una varicella a casa nostra. Questa varicella è stata però quasi, cioè sicuramente qualcosa di positivo, perché l'obbligarci a stare in casa con lei una settimana per la malattia esantematica, abbiamo approfondito questa, diciamo, questo rapporto, conoscenza. Questa conoscenza, questa unione, ed è stato veramente... Ecco, l'impatto iniziale com'è? Soprattutto quello linguistico probabilmente, che è forse la difficoltà maggiore inizialmente. Ma i bambini, lo sappiamo, hanno risorse che noi adulti non possiamo neanche quasi immaginare. È arrivata, non sapeva assolutamente nessuna parola italiano, ma come dice mio padre, come dice sempre, si usano altri canali, la comunicazione va sui canali del cuore, e quelli tu pensi di dare, ma è molto più quello che ricevi in un'esperienza di questo tipo, per cui noi abbiamo ricevuto tantissimo da lei, le abbiamo dato quello che sapevamo, che potevamo, e adesso parla praticamente, ieri ci siamo sentiti al telefono, parla italiano praticamente, noi qualche parolina della sua lingua. Sì. Ecco, questa esperienza, diciamo così, si rinnova da tanti anni. Ricordiamo il fondatore Don Michele Costa, che l'aveva avviata proprio nell'imminenza della tragedia di Chernobyl, di cui proprio lo scorso anno si è celebrato l'anniversario, e voi siete andati. Noi andiamo tutti gli anni, anche quest'anno siamo in partenza. Tra 15 giorni, tra 2 settimane, partiremo per la commemorazione del 31° anniversario della tragedia. Ecco, stiamo vedendo alcune immagini, credo che siano state proprio registrate in occasione della vostra visita. Come si svolge, ecco, questa visita che voi avete compiuto in questa località? Diciamo la parte più importante è la commemorazione della tragedia, di cui adesso noi vediamo il monumento, e c'è una cerimonia che poi si conclude con una cerimonia religiosa, e nel contempo peraltro noi siamo anche ricevuti, diciamo
quasi come una delegazione ufficiale dell'Italia, dal governatore della regione e dal sindaco della città. Anche Lara faceva parte della delegazione. Che momento è stato? Anche un momento toccante ricordare una tragedia così vasta. Anzitutto è stato un rendersi conto di cosa veramente sia stato il disastro di Chernobyl. È un disastro che è tuttora attuale, tuttora presente, con gravi patologie dalle quali risultano affette queste persone. E, è stato commovente l'accoglienza che hanno rivolto a noi italiani. Già da quando siamo scesi all'aeroporto abbiamo preso il primo treno che ci portava appunto alla città di Poltava da Kiev, e siamo salite e ci chiedevano delle signore che non sapevano neanche una parola quasi, dicevano: siete le mamme italiane, siete le mamme italiane dei nostri bambini, perché là noi siamo come un'entità, ecco, riconosciuta, esistono i genitori italiani dei loro bimbi per l'estate, per questi soggiorni di salute. E questa cerimonia è stata bellissima, la deposizione che vediamo nelle immagini di sovraimpressione, quando c'è stata la deposizione dei fiori poi. E questo invece è uno spettacolo che ci hanno riservato i bambini di una scuola materna e primaria, delle prime classi, che è appunto il balletto della, questa raffigura la morte che è arrivata, l'onda nera. Su queste anime bianche, appunto questi bambini che i cimiteri fanno impressione là. Noi andiamo anche a visitare i cimiteri, perché purtroppo i bimbi che sono venuti sono al cimitero, un bambino che veniva da noi. Sì, ricordo che ne avevamo parlato anche con noi. E i cimiteri fanno veramente impressione. Io sono un medico, ma sono rimasta molto impressionata. Quanto ancora oggi i bambini che vengono ospitati portano i segni di quella tragedia? Basti pensare che tutti i bambini quando arrivano vengono visitati nel reparto di pediatria del nostro ospedale dell'ASL 4 sui principali fattori di rischio, che sono sicuramente la tiroide e poi tutte le malattie del sistema immunoproliferativo, quindi le leucemie e i linfomi. Confesso che quella sera che arrivò, prima di vedere l'esantema, mi sono resa conto di un gonfiore e abbiamo temuto che il linfonodo ingrossato potesse essere qualcos'altro. La varicella abbiamo brindato. Ecco, con Bruno sicuramente, avendo avuto un'esperienza che affonda ormai le radici nel passato, avete avuto anche bambini, forse ospiti, che avevano vissuto proprio in prima persona quella tragedia. Sì, adesso sono questi bambini, questa bambina è mamma di due bambini a sua volta, abitavano a circa 3 chilometri dalla tragedia e c'è stata una diaspora, perché tutti coloro, questa città satellite che della centrale che si chiama Pripyat, tutti gli abitanti sono stati sgomberati e sono stati diffusi in tutta l'Ucraina. E lei, questa ragazza, che è dell'83, quindi aveva 3 anni e pochi mesi quando con la sua famiglia ha dovuto lasciare la sua casa e tutti, ed è venuta ad abitare vicino, molto vicino a Kiev. I rapporti si mantengono, mi sembra di capire, anche ad oltranza, no? È bello che voi abbiate ospitato una bambina che oggi è mamma e che continua a essere in contatto con voi. Ecco, lei ha toccato un tasto che mi emoziona un po', devo dire, perché non solo lei, ma la sorella e anche un'altra, chiamiamola bambina perché anche lei ormai è diventata grande, le faccio venire alternativamente tutti gli anni privatamente in modo da mantenere questo rapporto che è nato tantissimi anni fa e che noi consideriamo queste tre ormai mamme, no, una è mamma, le altre due ancora no, queste due ragazze le consideriamo un po' come le nostre nipoti, perché c'è questo
affetto che è durato oltre l'accoglienza attraverso il gruppo. È un'accoglienza, ma insomma mi sembra che il ruolo genitoriale comunque sia forte, diventa proprio una figura di famiglia la persona ospitata. Mi sembra di aver capito da entrambi questa ma testimonianza. Anche noi lo diventiamo, perché quando io sono stata nella famiglia della bambina, con la presenza ovviamente di un interprete che mi ha aiutato, perché non avrei potuto capire, e loro ti dicono: siete la nostra famiglia italiana, beviamo il caffè italiano al mattino e facciamo una preghiera per voi. Che bello questo. Sì. Ecco, da un punto di vista umano quindi l'esperienza è fortissima, dal punto di vista materiale anche per invogliare chi ci ascolta magari a dare la propria adesione. Che cosa è richiesto ad una famiglia ospitante? Ma secondo me è richiesto molto poco, perché sicuramente la responsabilità di un minore in Italia, comunque poi c'è il capogruppo ucraino che accompagna questi bambini, che è lui il vero responsabile, c'è una interprete che comunque la si può contattare 24 ore su 24, che aiuta anche nell'eventuale traduzione all'inizio di alcuni termini che potresti non comprendere. Però grazie al comune di Sestri Levante abbiamo la possibilità di mandare i bambini al centro estivo dal lunedì al venerdì, dal mattino quindi fino alle 16:30, per cui anche noi che siamo una coppia che lavora entrambi anche fuori, cioè nel capoluogo, riusciamo a gestirci. C'è anche il servizio del pulmino che lo passa a prendere da casa e lo porta, per chi vive nel comune di Sestri Levante, per chi vive a Chiavari si dà comunque l'opportunità di essere accompagnati con un mezzo di trasporto sempre dal capogruppo o dall'interprete. E poi il sabato e la domenica invece sono più a carico della famiglia, ma in realtà non si vede l'ora di poter fare qualcosa con loro, ecco. Ecco, Bruno ha portato questo grosso volume, il cui titolo per noi è sconosciuto, però credo che faccia riferimento proprio al trentennale di Chernobyl. Sì, esattamente. L'anno hanno fatto questo sforzo editoriale molto grande. Devo dire che, siccome è costato anche parecchio, ne hanno fatto solamente 3 esemplari, di cui uno l'hanno tenuto loro, questa associazione, uno l'hanno dato alle autorità ucraine e uno ce l'hanno donato l'anno scorso durante la nostra visita. Stiamo vedendo la foto. C'è una foto in particolare alla quale lei teneva, che è pubblicata proprio all'interno di questo volume e che vi ritrae, la vediamo qua sul libro, che vi ritrae in compagnia di chi? Del governatore della regione di Poltava. Insomma, questo piccolo gesto, che per noi sembra un piccolo gesto di accoglienza, in realtà in tutta questa regione, in tutta questa zona, è considerato proprio un'opera importantissima. Sì, esattamente. Loro ci considerano veramente come una delegazione ufficiale, anche se siamo solamente delle famiglie accoglienti. E allora, diciamo innanzitutto come fare per poter dare la propria adesione all'accoglienza di quest'anno. State già avviando, mi sembra, le pratiche. L'abbiamo già quasi conclusa, devo dire, perché ci sono da fare delle pratiche di carattere burocratico, perché non dimentichiamoci che ci sono dei bambini, dei minori, e quindi anche le nostre autorità italiane chiedono una certa cautela e certe documentazioni. Quindi ci vuole un po' di tempo, non è nulla di trascendentale, ma ci vuole del tempo, perché dobbiamo avere il nulla osta sia delle questure per le famiglie accoglienti, sia il nulla osta del Ministero del Welfare di Roma, e quindi ci vuole un po' di tempo. Oggi ci siamo dati un limite del 15 aprile, che potrebbe anche slittare di qualche giorno, ma non di molto, perché dobbiamo poi adempiere a tutti questi oneri e vorremmo portare, quando andiamo su il 25 di aprile in Ucraina, vorremmo già portare un elenco, se non totalmente completo, almeno quasi totalmente completo, in modo da dar modo ai nostri corrispondenti ucraini di cercare le bambine sulla base dei desideri delle nostre famiglie italiane. Bene, grazie allora, grazie per averci raccontato la vostra esperienza e grazie anche per l'attività che portate avanti, perché ci sono anche tutti questi adempimenti burocratici che immagino richiedano tempo e lavoro ed è importante. Posso fare un appello, vorrei dare la buona Pasqua a tutte le famiglie accoglienti, a tutti coloro che ci aiutano in qualsiasi modo, anche alla stampa
come voi, grazie, che ci date questa disponibilità. E buona Pasqua anche grazie a voi. Grazie. Grazie molto. E allora, a proposito di Pasqua, ascoltiamo ora la riflessione che, come è consuetudine, ci ha proposto Don Andrea Buffoli in questo tempo di Quaresima. Un saluto a tutti. Viviamo questi ultimi giorni del tempo quaresimale, prima del grande triduo pasquale, ancora ascoltando le parole di Papa Francesco per questa quaresima. Nell'omelia per il giorno delle ceneri, Papa Francesco dice: quaresima è tempo di memoria, è il tempo per pensare e domandarci, che sarebbe di noi se Dio ci avesse chiuso le porte? Che sarebbe di noi senza la sua misericordia, che non si è stancata di perdonarci e ci ha dato sempre un'opportunità per ricominciare di nuovo? Quaresima è il tempo per domandarci dove saremmo senza l'aiuto di tanti volti silenziosi che in mille modi ci hanno teso la mano e con azioni molto concrete ci hanno ridato speranza e ci hanno aiutato a ricominciare? Il Papa sottolinea due aspetti. Anzitutto che nella Quaresima siamo chiamati a fare memoria di un Dio che non si stanca di starci vicino, di un Dio che non si stanca di essere accanto ad ogni uomo. Dio non ha chiuso le porte. Dio non si è stancato mai di perdonarci. Dio ci ha dato un'opportunità per ricominciare, per tornare a vivere, perché la nostra vita possa rifiorire. E questo non stancarsi di Dio, questo desiderio di Dio di riprendere con noi in mano la vita, è diventato concreto nel volto dei fratelli. Dice il Papa, dove saremo senza l'aiuto di tanti volti silenziosi che in tanti modi ci hanno teso la mano e con azioni concrete ci hanno dato speranza e ci hanno aiutato a ricominciare. Rendiamo grazie al Signore per tutti questi volti che in modi più grandi o magari più silenziosi ci hanno dimostrato il desiderio di Dio di ricominciare ogni giorno con noi e nella nostra vita. Un saluto e a domani. E con la riflessione di Don Andrea Buffoli concludiamo il nostro buon pomeriggio in questo lunedì santo. La nostra programmazione in questa settimana subirà alcune variazioni che vi comunicheremo giornalmente. Il buon pomeriggio ritorna comunque domani in diretta a partire dalle 14:30. Grazie a tutti dell'attenzione e buona settimana santa.